Sabato 16 marzo l'assessorato alle politiche sociali in Largo Treves sarà aperto il pomeriggio e lì accoglieremo i milanesi che vorranno portarci libri o giocattoli. Libri o giocattoli da destinare a chi vive in carcere, a chi vive in comunità, alle famiglie ospitate in alcuni luoghi della città, ad alcuni spazi di socialità in quartieri periferici. Crediamo che sia un piccolo gesto molto semplice, anche molto banale, di solidarietà utile per far sì che questi luoghi, questi posti siano sempre più accoglienti. Un gesto di solidarietà che costa molto poco, ma che può significare tanto. Peraltro donando un proprio libro, donando una storia, donando un racconto, si trasmette anche qualcosa di sé. E questo pensiamo che sia un piccolo contributo per rendere la politica sociale di questa città sempre più efficace. Leggere dentro il carcere è importantissimo perché è un modo per uscire dalle celle, per cercare di stare al di fuori. È importantissimo che il Comune dia un contributo anche spingendo l'apertura di spazi di lettura all'interno dei singoli reparti. Molto spesso nelle carceri le biblioteche sono biblioteche centrali dove non si accede direttamente ma si richiedono i libri tramite domandina. Invece è importante individuare degli spazi di tranquillità dove il contatto che la persona detenuta può avere col libro è diretto, non più mediato da una richiesta fatta su un modulo, ma c'è la possibilità di leggere al di fuori del clima spesso sovraffollato, difficile all'interno delle celle.